Benvenuti in questo nuovo video. Finalmente un nuovo video try on haul di vestiti che ho comprato fisicamente, perché ogni volta che compro online sbaglio tutto. Quindi ora sono sicura che mi sia tutto perfetto. E sono felice perché stiamo tornando un po' alla normalità. Riesco a comprare le mie cosine tranquillamente. Quindi, come avete letto dal titolo, ho fatto shopping da Bershka, Sub2 da Zara e una cosa minuscola da Urban. Brecky, voglio farmi compagnia, che tu dopo rompi, che mordichi le cose. Brecky sarà la nostra mascotte di oggi. Quindi partirei subito da Urban, perché ho preso veramente una roba. Ero partita tipo con 50 cose da provare. Esco dal camerino, solo una mi sta bene. Vabbè, quindi cosa ho preso da Urban? Che secondo me, se vi piacciono le cose un po' particolari, dovete andarci, perché è veramente figo come negozio. Questa felpona qui, c'era anche verde più accesa, ma questa mi ha ispirato fin da subito, quindi un po' grigia, un po' bluette. Guarda che bella. E dietro ha un sole, così. Pagata 59€ e questa è una ML. Celestial. Ma non ho anche visto che brand è. Ah, è proprio di Urban. No, vabbè. Strafiga. Questa è veramente bella. Non è né troppo lunga né troppo corta e ha anche le taschine. Cute. Quanto è bella questa felpa. Potrebbe prendere il posto della felpa di Playboy rosa. Mi piace troppo di essere ripresa, mi piace un sacco. E c'è anche il cappuccio. È pelosina all'interno, quindi anche più calda. Diciamo sì, per le serate, per stare in casa comodi. Mi piace un sacco. Sempre da Urban, poi ho preso degli accessori. In realtà questi ero un po' indecisa, perché non uso quasi mai accessori che non siano di gioielleria, quindi in vero argento, eccetera, perché... Uno, tendono a ossidare e fare tipo quei brutti effetti un po' verdini, soprattutto nelle orecchie mi dà parecchio fastidio, e poi mi potrebbe irritare la pelle perché sono un po' sensibile al nickel. Comunque c'erano questi che erano super carini perché hanno tipo le farfalline e i gioiellini, farfalline viola, pagati 15€, non è neanche pochissimo, però erano belli, quindi top. Poi invece ho preso delle farfalline da attaccare ai capelli, anche queste super cute, dorate. E niente, pensavo appunto di appenderle, di metterle in qualche modo carino per fare delle acconciature più particolari. E le pagate 10€. Oggi, cioè ieri, avevo voglia anche di un po' di accessori diversi dal solito, perché come vedete non li uso tanto, sempre le solite robe che mi ha regalato Riccardo e basta. Passiamo a... facciamo Bershka, dai. Sub2 è quello che mi ha regalato più gioia. Volevo un po' di pantaloni, visto che... l'altra volta con Bershka mi era andata male e il paio che avevo comprato non c'era più la mia taglia, perché ogni volta confondo, ci sono le taglie qua sopra e poi le varie taglie Europa, Messico, eccetera eccetera, e ogni volta non so che taglia prendo. Comunque io prendo la 42 italiana, ok? Sì, e ho preso appunto questi pantaloni panna della linea Kick Flare. In realtà ero indecisa perché in vita anche questi sono un po' larghi, sono molto elasticizzati, quindi sicuramente mi stava anche una taglia in meno sì, però avevo paura che poi diventassero un po' troppo corti, non avevo più voglia di provarli perché c'era una coda assurda in cassa, quindi ho detto vabbè, li prendo, anche se sono un po' larghi metto una cintura in vita e amen, almeno sto anche più comoda, e vestono veramente 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 bene, quindi adesso beh, li vedrete. Soprattutto sono tutti sfilacciati, non hanno cuciture, mi piaceva un sacco questa cosa. Peccato appunto che non c'era l'altro paio che volevo. Pagati 19,99, very very carini, mi sono piaciuti un sacco questi, ma proprio belli, mi piace un sacco la vestibilità di questi, super comodi. E sotto, come vedete, sono un po' larghini, lo meglio sotto, guarda che sei una rottura, vedete sotto come si vanno ad allargare un pochino. Oggi Brecky ha voglia di rompere e giocare, ma non posso giocare ora. Sì, peccato proprio per questa parte qui, perché li fanno sempre così larghi in vita? Non capisco. Anche questi c'erano in diversi colori. Madonna che comodi, mi piacciono un sacco. Poi ho comprato, ho dato via anche la camicia, se vedete i miei vlog saprete l'haul disastroso che ho fatto. Oh, ma quel vestito non l'ho più trovato invece, no. Vabbè, l'haul disastroso che ho fatto da Bershka online, e quindi ho preso una giacca che era come la volevo l'altra, quindi molto più pesante il tessuto, grosso. E sempre nude con diversi appunto quadratini colorati in maniera così, tipo toppe, no? Come se ci fossero tante giacche attaccate una con l'altra. E mi piaceva un sacco. Ho preso la S, anche qua c'erano poche taglie disponibili, cioè tutte le mie taglie
cose tutte sold out, vabbè. E questa era l'ultima e ho preso, no, costata 35,99. Che bella che è questa giacca. Vuoi ballare? Sì, io e Brachy giochiamo sempre così. Comunque ora non sto giocando, via. Brachy, potevo prendere anche una taglia in meno, volendo. Però bella. Qui è un po' tagliata ai lati ed è più lunga dietro. Questa è perfetta per questa stagione. Quindi ovviamente ne ho approfittato e l'ho presa. Molto molto bella, mi piacevano troppo i colori. Queste probabilmente non piaceranno a nessuno, però boh, le vedevo sempre su internet e quindi ho deciso di prendere queste ciabattozze, che in realtà, ora che le sento un pochino meglio, questa parte è un po' ruvidina. Speriamo che non mi facciano male i piedi. Sono molto dure, sembrano un po' le Crocs viste così da fuori, da sotto, però appunto no, sono delle classiche ciabatte così. Pagate 15,99, ho preso la taglia 38-39. E sì, sembrano veramente perfette. Adesso ve le faccio vedere indosso che meglio. Carine, molto molto carine. Cioè almeno mi piaceva il colore nude, quindi per questo le ho prese subito. Poi ho preso due shorts, un paio bianco, simili ai classici jeans che uso di Zara con qua tutto. Ogni volta che faccio così e poi non so mai i termini, prendo sempre una 42 italiana. E solo per quest'altro paio qui ho preso una taglia in meno perché i miti erano veramente veramente larghi. Questi fighissimi secondo me, veramente veramente fighissimi. Questi avendo comunque in vita questo effetto qua, non si nota troppo che sono un po' grandini e non volevo averli troppo stretti. Quanto sono belli questi! Questi voto 10. Belli belli. Questi è come la camicia, molto particolare perché hanno tutti i colori diversi. Ed è un mood che mi piace. Quindi questi bianchi pagati 15,99 e questi jeans 29,99. Cioè, quanto sono belli! Vedete come sono perfetti dietro ora? Non sono troppo larghi in vita. Che ne dite? E questo era tutto da Bershka. Molto molto belli gli shorts, ma ce n'erano di tantissimi colori. Tipo questi li avrei voluti un sacco anche fucsia e forse se vedo che mi trovo tanto bene li vado a comprare perché sono veramente belli e comodi. Passiamo a Zara, che in realtà ho preso solo una cosa, quindi niente di che, ve l'ho anche già mostrata su Instagram. Però questa qui, appena l'ho vista, ho detto ma io non ho giacche un po' eleganti da abbinare proprio in modo un pochino più casual a dei look, ad esempio, me la immagino tantissimo con quella tutina, quel completino che ho preso su Primark, nero, easy, con questa sopra, secondo me fa già la sua porca figura proprio per una passeggiata in centro, così è niente di che, ma volendo, anche se è una cosa importante, posso comunque usarla, ecco. Quindi questa giacca di Zara con tutti questi bottoncini appunto dorati con un leone all'interno e base nera, molto molto bella, ha le spalline rafforzate, quindi fa questo effetto un po' home, prepotente. Ho preso una taglia M e l'ho pagata 59,95. Scusami. E qui niente, assolutamente questa bellissima me l'avete promossa anche su Instagram, quindi sono contenta. Questa ve la faccio vedere, ma ovviamente non dovete immaginarla con questo outfit. Mi piace un sacco il materiale e anche le spalline secondo me sono molto belle. Sembra un po' tezzosa tipo dietro così, e si stringe anche qua. Mi piace, mi piace. Passiamo quindi a Subdued, che a Padova mi piaceva tantissimo, andavo sempre a comprare Subdued, però qua a Milano, non lo so, mi sembra, non so, cioè è strano da dire, meno fornito, però trovavo più cose a Padova. Qui comunque ho trovato cose questo giro, anche se in passato appunto non trovavo praticamente niente. Non so se effettivamente i negozi hanno meno cose, perché anche online ci sono più cose rispetto al negozio fisico. Ad esempio il vestitino con la felpetta sopra non l'ho trovato ieri in negozio, quindi non lo so, vabbè. Fatto sta che ho preso questa maglietta bellissima, cioè veramente questa è una delle più belle che io abbia mai provato, perché è morbidissima. È una taglia unica e un po' grandina infatti, cioè mi sembra che sia un po' grande, come anche perché è molto elastica, no?
quindi non lo so se effettivamente aveva senso fare tagli unici. Comunque vabbè, pagata 39 euro su due, forse tre brand che vedremo oggi, è quello un pochino più costoso. E le maniche sono belle lunghe, questo c'erano diversi colori, ero indecisa tra questo e quello azzurrino, alla fine l'ho preso così. Però veramente veramente bello, e la particolarità appunto che come chiusura ha soltanto questo laccetto, quindi le tette sono un po' all'aria. Poi bisogna capire appunto se lasciarle all'aria o se mettere magari un reggiseno carino da far vedere sotto. Però il materiale è veramente morbidissimo, sembra di avere indosso un pigiama. Come vedete, nonostante sia taglia unica, è abbastanza grande, quindi non lo so quanto possa veramente essere taglia unica. Ora c'è il reggiseno, ma come vi ho detto andrebbe senza. Mi piace un sacco il materiale, è veramente veramente morbido. E bello, bello anche il colore. Dietro invece è molto semplice. Poi ho preso questo completino, che mi piaceva troppo anche qui il materiale, e poi mi stava anche bene addosso. Quindi abbiamo questo top classico, così in vellutino, e poi gli shorts, che sono un po' mood inverno questo tessuto, però fatto così corto secondo me riesco a indossarlo per bene anche questa primavera. E c'era anche in azzurrino, ero super tentata di prenderli entrambi, però ho detto vabbè, intanto compriamo lui, vediamo quanto lo uso anche qua in casa d'orno. Taglia 40 e pagato 25 la parte sotto e la parte sopra 15. E di questo ho preso una M sempre, MM. Ecco, con le taglie sub 2 secondo me dovrebbe un po' lavorarci, perché sono abbastanza piccole le cose. E mi dispiace perché sono molto carini i prodotti. Quanto è cute! Mi piace da morire. Vedete che schiaccia un po' tanto il seno questa M? Comunque mi piace un casino, è veramente bellissimo. E peccato che non c'era anche un cardigan. Se ci fosse stato anche un cardighino per stare in casa sarebbe stato il top. Poi ho voluto prendere dei costumi, questi qua, perché erano bellissimi. Allora, prima ho visto questo lilla e me ne sono follemente innamorata. Questi non li indosserò, ma li vedrete sicuramente sulle storie o comunque anche sulle foto su Instagram. E quindi mi piaceva un sacco questo taglio, così. E poi ovviamente c'è anche la mutandina. Io amo le mutandine che si, appunto, chiudono qua i lati. Mutandina pagata 16 euro, ho preso una M. M anche del pezzo sopra, e questa qui invece l'ho pagata 27 euro, un pochino di più. Il colore è bellissimo, innamorata. E poi l'ho voluto prendere, c'era anche in nero, ma ho detto vabbè dai, per cambiare prendiamo questo qua zebrato. Quindi questo è bellissimo, me lo immagino già con l'abbronzatura, wow. Quindi ho preso sempre una M, e la mutandina invece è bianca classica. Non sono mutandine molto per rizoma. Sono abbastanza coprenti rispetto a quelle che utilizzo di solito, infatti le avrei preferite un pochino più. Però vabbè dai, ci stanno comunque. Belle, 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 belle. Poi, ultime cosine, e poi vi lascio in pace. Ho preso, piccoli spoiler, questo top glicine, che colore è questo? È un lilla acceso, comunque non è un lilla spento come il costume, vedete? Questo è molto più azzurrino dentro. E poi via, e taglio appunto orizzontale. Mi piacevano un sacco queste spalline. Questa è l'unica cosa che non ho provato, perché ero alla cassa e ho detto no cavolo non l'avevo visto, e l'ho preso. Anche qua ero indecisa sul colore, perché c'era azzurrino e anche marrone che era bellissimo, e Riccardo mi fa ma no dai prendi questo colore che ti sta bene e non hai altri colori del genere. Ho detto ok dai proviamo, quindi adesso lo vedremo insieme come mi starà. Pagato, questa è la cosa più economica, 18 euro forse. Molto molto bello. Fiu, mi sta bene, guarda che carino. Veramente veramente bello. E è comodo, quindi non punge. Io amo le spalline così sottili. Ovviamente da mettere con un reggiseno senza spalline. Bellissimo. Questo intreccio argentato che lo rende più luminoso. E l'ho immaginato tantissimo con questi jeans. Allora, quelli di Zara sono un pochino più baggy. Comunque vedete che qua c'è sempre l'intreccio. Non è intreccio, abbia comunque la cucitura che va un po' a fare così. Taglia 44, ovvero sì, una L, e rispetto alle L di Bershka sono molto più piccole queste. Fatemi sapere se anche voi avete riscontrato questo particolare. Fatto sta appunto che qui abbiamo sempre gli sfilamenti, non è cucito alla fine, ed è una cosa che mi piace un sacco nei pantaloni, quindi finiscono comunque un po' larghetti. Però hanno questo particolare in vita che mi piace tantissimo e amo tutti i pantaloni così, infatti ne ho 4 di Bershka fatti così. Non di Bershka, di Zara. E li ho pagati
59 euro. Eccoli qua, super belli. Ogni volta che indosso questa moneta col cuore me lo chiedete. Questa l'avevo presa a Padova, sempre da Subdued, cioè super bella. Comunque appunto questi sono i jeans. Piacciono un sacco. E secondo me starà benissimo con questo toppino. Infine ho preso altri due accessori. Vi ho detto che volevo un po' giocare con gli accessori. E ho preso degli orecchini, tipo sempre con i brillantini e delle borchiette, per cambiare questi due e abbinarli alla farfallina per fare appunto la combo. Cosa fondamentale che mi piace è che non hanno la farfallina, quindi sono circolari, vedete? E io cerco sempre di prenderli così perché anche dormendo non mi danno fastidio, non mi pungono. E poi ho preso anche un anello. Io non compro mai gli anelli. E appunto provare a indossare un anello, vediamo se me lo permette. Questo l'ho pagato 8 euro, mentre gli orecchini erano scontati al posto di 12 euro. Opa! Al posto di 12 euro li ho pagati 4,50. Top! E questo anello mi ispirava tanto. Niente, quindi questo era tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto scoprire alcuni prodottini. Non so in realtà se Urban Outfitters c'è un po' ovunque, o solo a Milano. Forse a Roma c'è, non lo so. Comunque questo era tutto. E io vi mando un bacione gigante. Fatemi sapere se voi avete fatto shopping questi giorni, se siete usciti, cosa state facendo di bello, perché io finalmente sono un pochino più happy. E mi sento, anche se siamo ancora in zona gialla, un pochino più libera. Siamo andati anche a cena fuori, quindi niente, sono più felice, più positiva, ecco. Detto questo, vi mando un bacione gigante. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye bye!